L'obiettivo principale del pronto soccorso è quello di garantire il trattamento dei casi emergenti urgenti, quindi tutte le casistiche che necessitano di interventi immediati, diagnostici e terapeutici. Purtroppo però, come ha detto giustamente, a volte il pronto soccorso è identificato dai cittadini come la possibile soluzione a tutti i problemi, sia di carattere sanitario che sociale, con la conseguenza di avere nei PS molti accessi non urgenti e dunque molto spesso impropri e inappropriati. L'accesso inappropriato è un accesso non urgente che dovrebbe essere gestito in maniera più corretta presso altre strutture territoriali, non solo gli ambulatori di medicina generale o la continuità assistenziale, ma anche proprio questi ambulatori di cui stiamo parlando, dell'ABC, presso cui il cittadino si può rivolgere e adesso con anche questo ambulatorio in più è una via di mezzo, nel senso che non è, come si è detto, un punto di primo intervento pronto soccorso, però può svolgere una diagnostica e percorsi terapeutici per il paziente che possono fare veramente da filtro per i casi minori. E quindi per evitare degli accessi inappropriati dei pazienti che si recano in pronto soccorso. Anche perché una rilevanza significativa di accessi impropri comporta una dispersione di risorse economiche e mediche e causano inoltre un incremento dei tempi di attesa, peggiorando l'iperafflusso nei PS. Quindi ben venga l'aiuto di questi ambulatori che possono almeno inizialmente. E poi vedremo la sperimentazione che può avere effetti anche comunque negli altri PS SPOC, in quanto probabilmente partirà gli stessi ambulatori ABC anche sul territorio, spero presto, nelle case della salute di Comacchio barra Vondeno, per cercare appunto di filtrare anche nei PS SPOC questo tipo di codici minori che potrebbero essere trattati in queste strutture. Perché il cittadino si rivolge spesso al pronto soccorso in maniera inappropriata? Ci sono una serie di fattori. Intanto, magari il cittadino stesso che, come avete detto, non trovando soluzioni sul territorio, decide del suo sponte di recarsi in pronto soccorso, a volte per far prima, in quanto magari le specialistiche, i tempi per l'attesa delle specialistiche sono lunghi e quindi si reca in pronto soccorso forse per far prima, a volte comunque anche perché allarmato, a volte per un orario in cui non c'è la copertura in genere della medicina generale e quindi questo però causa l'aumento della lista d'attesa per il pronto soccorso, insomma. Certo. Da una stima sembra che la percentuale di accessi impropri almeno negli SPOC, poi non so, nel lab, comunque in genere è circa il 22% ed è un valore in linea con quelli degli altri pronto soccorso e non è poco. Nel periodo del Covid, abbiamo parlato più di una volta del pronto soccorso e degli accessi al pronto soccorso e ricordo che era stato rilevato il fatto che gli accessi impropri, i cosiddetti codici minori, un po' per i timori naturalmente che c'erano nei momenti più difficili e complessi della pandemia, si erano molto, molto ridotti. Ora invece si può, penso, vedere anche solo dalle notizie di stampa, insomma, che si sentono, siamo tornati un po' ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda quell'uso di cui lei parlava del pronto soccorso. Sì, addirittura c'è stato un effetto opposto. Adesso le persone che magari hanno febbre da poche ore si recano immediatamente allarmate, probabilmente anche dai media, insomma, che amplificano un po' tutto, si recano immediatamente al pronto soccorso per cercare una soluzione, quando invece la soluzione in quel momento si trova anche sul territorio. Infatti ci sono stati fatti nell'ambulatorio ABC dei percorsi e dei protocolli per uniformare la presa in carico del paziente per alcune problematiche, tra cui quindi anche febbre e faringite. Esiste un percorso dedicato affinché nell'ABC il collega faccia una prima
valutazione con esami ematici, addirittura magari anche con l'antigenico, per cercare poi di dirigere il paziente in maniera corretta senza che questo passi attraverso il pronto soccorso.